in collaborazione televisiva con Comacar, Borgo Buono, Natura Nuova, a Bagnacavallo, Randi Piadina, Russi, Gruppo Consa Ravenna, nuova sede a Faenza e a Forlì, Leonardo da Cesenatico, pasticceri per passione, Conad, Gruppo Cevico, Fruttagel, scelta naturale, Alfonsine, Deco Industrie, Scala, progetto per il pulito, Brico K, Forlì, Sebastiani Claudio, antennista autorizzato, New Time, produzioni audio video. Unipolsai Assicurazioni. Assicop Romagna Futura, il tuo agente Unipolsai sui territori di Forlì Cesena, Ravenna Rimini e Repubblica di San Marino. Ti aspettiamo nei 50 punti di consulenza e servizio per offrirti prodotti assicurativi e bancari su misura. Cerca il punto di consulenza più vicino a te su www.assicop.it/Romagna Futura. Ti aspettiamo! Centro Lavorazione Carni Terre Merse, specializzato nella lavorazione e stagionatura di carni, insaccati freschi, stagionati e prosciutti. L'originario marchio Comacar è stato affiancato da Borgo Buono, che ha sviluppato una gustosa varietà di prodotti pronti da cuocere, dai classici della tradizione, alle linee light e gourmet. Nella nostra macelleria di Voltana, oltre ai consigli degli esperti macellai, troverete anche prodotti tipici del territorio, dai formaggi alle paste, dai surgelati ai prodotti senza glutine. E ancora confezioni regalo, per rendere speciale ogni occasione. E ogni settimana tante offerte speciali. Venite a trovarci a Voltana di Lugo, in provincia di Ravenna, via Fiumazzo 773, dal lunedì al sabato. Vi aspettiamo! Consar, una storica azienda della Romagna, ma che opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla consegna a domicilio, offrendo anche innumerevoli servizi professionali rivolti all'industria, all'attività sul territorio, alla città ed al porto di Ravenna. Consar è sinonimo di una solida realtà che cresce e si evolve nel tempo sul territorio. Consar, la garanzia di un grande gruppo. Il gruppo Consar Ravenna è presente anche a Faenza, via Pano 84, e da Forlì, via Antico Acquedotto 27. Fruttagel, dal 1994 società cooperativa agricola di Alfonsine, specializzata nella produzione di succhi di frutta, tè, bevande vegetali, passate polpe di pomodoro e verdure surgelate. Azienda di riferimento nel campo alimentare, trasforma la migliore frutta e verdura anche da produzione biologica conferita dai soci per offrire prodotti sani e naturali nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Fruttagel ti invita a visitare il suo punto vendita ad Alfonsine, dove potrai trovare tanti prodotti di qualità ad un prezzo conveniente. Per essere aggiornati sulle offerte del punto vendita, visita il sito www.fruttagel.it o consulta la nostra pagina Facebook Fruttagel, scelta naturale. Sebastiani Claudio, antennista TV, SAT, impianti elettrici, automazione, cancelli, antifurto, videosorveglianza, climatizzazione. Non vedete di TV? Chiamateci con fiducia, vi aiuteremo a cercare ed a risolvere il problema. Siamo in via 12 Aprile a San Bernardino di Lugo, in provincia di Ravenna, telefono 0545 77521, Claudio 348 3884 102. Sebastiani Claudio, l'antennista di fiducia di DTV e delle emittenti che collaborano con New Time SRL di Forlì, produzioni audio video. Supermercati Cofra Conad, con 7 punti vendita. A Faenza ci trovi presso Centro Commerciale Faenza 1, Supermercati Conad, via Renaccio 1/25. Bar con sapore Conad, via Renaccio 1/29. Centro Commerciale Le Cicogne, Conad Superstore, via Galilei 4/7. Dove troverete anche il Pet Store, via Galilei 4/19. E Bricofer, via Volta 11, e Bricofer, via Colombo 2, presso il centro commerciale Le Maioliche. www.gruppocofra.it.
bella gara che è una maratonina e si dipana proprio qui nella prima periferia di Faenza, riprende anche la parte competitiva del nostro calendario podistico. Ravenna. Sì, è un'altra bella manifestazione, dico la verità, mi dispiace non poter correre, perché però che adesso un po' di chili li abbiamo messi giù, quindi mi sarebbe piaciuto correre. Mi sembri molto in restyling, Presidente. Sì. No, è che, allora, dico, molto importante secondo me quello che è il contesto in cui viene fatta una manifestazione. Indubbiamente lo sforzo organizzativo è notevole, perché quando tu fai una 21 km all'interno di una città come Faenza, una bellissima città come Faenza, devi tenere in primo la sicurezza degli atleti, ma anche di chi circola per la strada, che in quel momento non c'entra niente con la manifestazione sportiva. E quindi ci vuole un sacco di pazienza, ma un sacco di persone. Torniamo sempre al discorso dei volontari. Senza volontari queste cose non si fanno. Arrivare nel contesto storico della Piazza del Popolo a Faenza, bellissima, meraviglia. L'entusiasmo che ti dà l'ultimo tratto, bellissimo, ripercorre l'arrivo della 100 km, quindi una serie di caratteristiche che non fanno altro che amplificare l'effetto di questa cosa. Abbiamo tanti iscritti. Ci si aspetta, è la prospettiva, questo è lavorare bene e dare risultati. I primi anni sono sempre gli anni più difficili, perché devi mettere anche nella testa degli atleti che c'è una manifestazione di un certo tipo. Fino a qualche anno fa si faceva, diciamo, esternamente da Faenza verso la collina, hanno fatto una scelta diversa, secondo me più spettacolare. Ribadisco, il rammarico di non correre, di non poter dare anche l'emozione del percorso, però poi vedo gli amici che corrono tutti entusiasti. Voglio ricordare la staffetta della Bassa Romagna, questo è un evento a cui ci tengo in particolar modo, perché lo dico proprio con un po' di orgoglio, poi vediamo il 2 di ottobre, il giorno dopo, però è il comitato podistico che si mette in gioco a organizzare un evento che riguarda tutta la Bassa Romagna, quindi 9 comuni della provincia con tutta l'organizzazione. Ecco, su questo ce la stiamo giocando proprio a livello organizzativo, mettere insieme l'amministrazione pubblica, le attività imprenditoriali, lo sport. Non è così semplice, noi ci stiamo provando. Stefano Casanova, il presidente dell'Atletico 85 Faenza, che ci riceve in un parterre de Rois, che è Piazza del Popolo, non bellissima. Spese, non badiamo a spese. Qui le cose si fanno, guarda quanti palloni, insomma, un bellissimo colpo d'occhio colorato. Sì, no, quest'anno poi è ancora meglio dell'anno scorso, stiamo migliorando anno dopo anno. Io non so fra 30 anni dove arriveremo, non lo so. Noi ci saremo senz'altro. Anche noi. Bene, sì. Presidente, allora ringraziamenti da fare. Tutti i nostri sponsor, questi già, che senza gli sponsor non si va più avanti. Quindi la banca, la Caviro, la Fagà sono i principali. Adesso abbiamo anche tutti quelli che abbiamo esposto, la Moccadò, la Stampa Mondo, eccetera. E quindi, e poi tutti i collaboratori, perché qui una manifestazione così richiede un centinaio di collaboratori lungo il percorso, la transenne a pulire prima e dopo, eccetera. Quindi tutti quello staff che ci ha aiutato, sono loro che fanno la corsa, perché senza di loro non si farebbe niente. Atletico 85 che quest'oggi è tutta impegnata all'interno del percorso e appunto come collaborazione per il migliore svolgimento della gara, ma vogliamo ricordare che l'Atletico 85 fa man bassa anche di titoli in giro per il mondo. Noi cominciamo con i bambini che hanno 4 anni, abbiamo i CREA estivi, quest'anno ha avuto un successo strepitoso. Poi cominciamo con le palestre, che abbiamo già cominciato dai 6 anni in poi, e quindi dai 6 fino ai 12 fanno attività in palestra, poi dopo in pista, e questi sono i nostri ex atleti che hanno 80 anni e sono ancora qui. Pensa a te, la soddisfazione di rivederli. Quest'oggi un minuto di silenzio per un amico che è scomparso. Porigini, che è stato assieme a sua moglie, la Paola Zannoni, il fondatore dell'Atletica, quindi è stato nell'Atletica 60 anni e poi adesso aveva 91 anni e quindi è il giro tondo. Ecco, io colgo l'occasione di ricordare e di salutare un'altra signora che oggi rappresenta, la mamma di un vostro grande atleta, di Carlo. La mamma di Carlo era qui presente con la sua carrozzella, ma la signora Giovanna, per me è stato una meraviglia rivederla qui in piazza, perché è la mamma di un Carlo che è fantastico, vostro collaboratore, un bel atleta per quanto l'Atletico 85, e anche lei oggi ha voluto venire a vedere il figlio e tutta il bello staff dell'Atletico 85. E i ringraziamenti vanno anche al comune, immagino. Certo, noi ringraziamo tutti, quelli che mi sono dimenticato, perché sono talmente tanti, capito? Quindi grazie a tutti.
Sedicesima edizione della maratonina Stampamondo Running Città di Faenza. Siamo sulla linea di partenza. Un saluto da Sabrina Sgalaberna. E da Enrico Spada. Quello che vedete non è il via, ma il via al minuto di silenzio in onore di un amico podista che è morto, Porrisini, ma tanti gli atleti che in reverenziale silenzio hanno atteso quella che è una sedicesima edizione della maratonina Stampamondo Running Città di Faenza, che torna in centro proprio nella città manfreda. Tantissimi gli atleti, Enrico, che si stanno allenando, lo vogliamo dire, nel fine settimana, tappa attesissima dell'Ironman, prima tappa italiana di questa importantissima gara internazionale. Sarà a Cervi e tanti, vedo anche Giulio Bagnara tra i tanti che si stanno allenando, insomma atleti di biathlon, triathlon, che hanno preso questi 21 chilometri, perché ricordiamo che nel triathlon sarà una gara, una maratona di 42 chilometri dopo aver fatto ben 8 chilometri a nuoto e quanti in bicicletta? 200. Circa 200. L'ultimo così bocconcino poi, sarà, insomma, appunto, dopo una tutto bella... questo arriva dovrebbero maratona. Arrivare sulle 18:17:30 del sabato, partendo al mattino, insomma sarà una bella giornata, quindi tutti a Cervi, anche solo a fare da tifo, viabilità modificata. Ma adesso torniamo sulla maratonia di Faenza. 1400 circa i partecipanti, di cui 111 bambini, insomma le nostre promessine stanno crescendo, sono tanti di numero anche, oltre che si stanno crescendo di età, e sono bellissimi. Stanno crescendo anche le barbe in gruppo. E le barbe in gruppo, sì, tutti chipster, come chip, no, però sono quelli con le barbe, hipster, quelli con hipster, gli hipster, i chipster, mi vengono in mente le patatine, chipster, Enrico. Ce le mangiamo volentieri. Chissà perché, vorrei mangiarle, ma non posso. Chi è questa? Questa è Judith Varga, una bellissima atleta, questa è la seconda classificata di anno scorso, una ragazza di nome Lisa Zannoni, Faentina... lei è una Faentina doc, una professoressa mi pare, e qui stiamo rientrando sul gruppo di testa, dove abbiamo visto anche intanto vogliamo dire che non ci sono atleti africani, e questo ovviamente non ci sono quelli di punta, diciamo così, e questo ovviamente favorisce gli atleti di casa. Ci sono atleti interessanti come Marco Serasini, Claudio Cavalli e Lorenzo Fuschini, sempre protagonisti nelle gare che noi seguiamo, e qui oggi possono... Eccolo qua, Marco, un centista doc, Claudio Cavalli un velocista sulla 21, insomma Claudio predilige proprio questi percorsi agili. Oggi possono giocarsi la vittoria. Possono giocarsi la vittoria. E poi c'era un bellissimo Marco Zanini, che rivediamo con piacere sulle gare. Anche Marco Perazzini, tutti targati Atletica Castel San Pietro Avis, Judith Varga che trova fa anche il tempo pieno, di fermarsi, sì. Fa il pieno, beh, insomma vedo potrebbe che fumarsi una un po' di spazio, no, ce l'ha. Ecco, sta chiedendo anche la Zannoni, la seconda donna che vediamo passarci davanti. Questo è il primo è il primo di testa. Chi è, Enrico? Non lo conosco. È Lorenzo Fuschini, che è dell'Atletica Rimini, che Rimini ha preso Nord. Il largo, ma guarda, in questa seconda fase di gara ha cercato di staccare gli avversari che facevano parte del gruppetto di testa, sia Mazzanini, Serasini e Cavalli, e insomma sembra che abbia preso un vantaggio interessante in questa seconda fase di gara. Ma siamo lì, insomma, li vedo abbastanza vicini l'uno all'altro, chissà se qualcuno di loro proverà a fare un test. Siamo nel finale, stiamo rientrando verso Faenza. Il test l'ha fatto assolutamente Fuschini. Lorenzo, che a grande sorpresa vince, ci ha creduto. Bravo Lorenzo, il tempo di Lorenzo, Enrico. Un'ora, 16 minuti e 20 secondi. Il secondo posto per Claudio Cavalli, lo stiamo vedendo adesso. Oh, bello questo striscione, mi piace proprio. Complimenti agli amici dell'Atletico 85 Faenza. Un'ora 16 e 29 per Claudio Cavalli, poi terzo gradino del podio per Marco, bravo Marco Serasini, un'ora 16 minuti e 43 secondi, poi Marco Zanini quarto in un'ora 16 minuti grande 52 Zanini. Secondi, il primo diciamo degli stranieri tra virgolette Kayat Hamid, esatto. Primo Faentino l'abbiamo appena visto di spalle con la
con la maglia era Marco Gurioli e poi questo è Doc Altini, Marco Perazzini e poi Ugo Moroni. Il settimo classificato che è Ferdinando Di Paola, poi Pesazzini, esatto. Moroni, Nuti e Maio. Abbiamo nostro visto... hipster dell'Atletico 85 Faenza, adesso l'ho imparato, le patatine di prima mattina non vanno bene. I complimenti vanno sull'arrivo poi delle donne che stiamo attendendo e i complimenti ai tanti che hanno partecipato, agli amici dell'Atletico 85 Faenza che intanto ci hanno riservato un posto nella mattinata di domenica per l'auto. Noi siamo arrivati comodamente e abbiamo subito potuto iniziare le interviste. Quindi, un posto al sole. Un posto al sole. Il parterre de roi per questa piazza, tenete duro, questa piazza è la vostra perché già è teatro di scena per quanto riguarda l'arrivo della 100 km, insomma degnamente anche scelta dall'Atletico 85 Faenza. Guarda quanta gente tra l'altro c'è. Sì, tantissima, tantissima. C'è veramente una bella attesa anche tra il pubblico. Giulio Bagnara che è appunto biatleta, lui è un biatleta. E poi stiamo attendendo la prima donna, continuo con i complimenti agli amici dell'Atletico 85 Faenza e anche a Judith Varga. Con il numero 247, l'atleta di origine ungherese dell'Atletica dell'Edera Forlì, 1:24:53 secondo il suo tempo, un buon test per Judith Varga, il secondo posto per Elisa Zannoni, eccola qua, della Tosco Romagnola, 1:25. Brava. Minuti e 47 secondi, brava Elisa Zannoni. Il terzo posto invece nella gara femminile è per Marta Docco, sempre della Tosco Romagnola, 1:33:49. Complimenti agli amici e grazie a Maisdam che ci offre sempre questo supporto per il rilievo cronometrico. Grazie mille, grazie Enrico. Io è la prima volta che vinco, che arrivo primo assoluto in una gara, per cui sono veramente contento, non credevo di riuscire ad andare così forte. Un periodo che sto bene, però insomma, c'erano altri atleti comunque forti, per cui fino a più o meno al 15° chilometro siamo stati tutti assieme. Un percorso in pianura, c'è una leggera salita verso il 12° chilometro, non ripidissima, però che si sente. E lì come ti sentivi lì? Ma lì ancora eravamo tutti assieme, io stavo bene, però poi non sapevo come stavano gli altri, diciamo. Vedevo, eravamo comunque tutti vicini, eravamo 4-5 davanti, c'era un gruppetto poco dietro, eravamo tutti assieme. Poi verso il 15° ho provato ad accelerare per vedere un po' cosa succedeva, perché stavo bene, però se arrivavo nel finale con tutti loro non ce l'avevo di sicuro. Allora ho detto, provo ad accelerare, vediamo un po' come va. Li hai testati. Sono riuscito a prendere un piccolo distacco e dopo... Sei creduto. Tentato, sì, ci ho creduto. Il corso è sempre bello, poi abbiamo una bella giornata, strisce di sole. E la gara è stata un po' strana, c'è stata una fuga iniziale di Fuschini, un altro atleta magrebino, e hanno preso un attimino il largo. Poi dopo noi siamo andati regolari, io Zanini, e abbiamo ripreso e dopo c'è stato un po' di gara tattica. Poi Fuschini ha rotto l'indugi attorno al 15° chilometro, io ho cercato di reagire ma più di così non ne avevo, è stato bravo lui. Un percorso inedito per te, questa lunghezza? Sono sincero, sono venuto oggi con l'idea di fare in 1:20-1:22 e dal giorno della 100 km che non faccio ripetute niente perché quest'estate volevo correre. L'hai fatto addirittura in 1:16 e qualche cosa. Infatti è venuto un tempo che ero insperato. Mirko Gurioli, primo faentino. Così dicono. Considerando che non ero allenato, va bene. Va bene, oggi un bel tempo anche. Bene, sono contento. Il percorso per me è bellissimo. Ti è piaciuto? Io mi alleno qui, perciò sono di casa. Come è andato il percorso? Come sono le tue sensazioni adesso a fine gara? Ho fatto gran fatica, prima che perché mia figlia ha fatto ieri una gara a Milano. Quindi siamo tornati tardissimo ieri sera, ma proprio perché ero così stanca ho detto no, parto stamattina con compagni qui, invece fare un allenamento lungo da sola, quindi mi ha fatto veramente fatica. Elisa Zannoni, seconda classificata, ma soprattutto prima donna faentina che ha varcato la soglia del traguardo di questa maratonina di Faenza, insomma bella soddisfazione, tra l'altro credo che tu sia
anche un'allenatrice, ho visto che parlavi con dei ragazzi. Sono un'insegnante, ero un'allenatrice di pallavolo ma moltissimi anni fa. Come hai visto i percorsi, soprattutto Judith Varga, come vi siete squadrate e comportate tra di voi lungo il percorso? Beh, Judith Varga direi che non c'è neanche proprio storia né competizione, per cui massimo rispetto. Il percorso lo conoscevo già dallo scorso anno, ma non lo ricordavo così duro, con tantissimi sali scendi e tanto vento contrario. Quindi un po' a sorpresa questo piazzamento, questo argento? Sì, a sorpresa, non pensavo di fare il mio personale qui nella prima mezza della stagione. La giornata era fantastica, a parte il vento contrario, quindi si prestava anche a correre, cioè, insomma, si riprende un po' dal letargo estivo con le lunghe distanze. Tra l'altro in questo periodo la mezza maratona è anche propedeutica nei confronti di prossimi appuntamenti, soprattutto in maratona dei prossimi mesi o anche insomma, in inverno. E quindi abbiamo visto una bella gara tattica, non c'erano grandi nomi, bisogna dire, io mi chiederanno scusa, chiedo scusa in anticipo ai protagonisti, però in realtà anche i riscontri cronometrici ne parlano chiaro, insomma 1:16 vince una mezza maratona, in altri tempi si vinceva nemmeno di 1:10, però è stata battagliata e la sfida uomo contro uomo è sempre bella, infatti le Olimpiadi mondiali soprattutto nelle gare in mezzo fondo sono belle perché c'è proprio la marcatura uomo e questo nome che è uscito dal cilindro di Lorenzo Fuschini secondo me poteva essere meno accreditato nei confronti di Claudio Cavalli, di Marco Serasini o di Marco Zanini, e è uscito lui, onore al merito. Ha fatto una gara tattica, però insomma è stato lui che al 15° chilometro ha dato la sferzata definitiva e ha osato a ragion veduta, perché se si sentiva bene a prescindere dal blasone degli avversari, lo step per diventare grandi è osare, magari rischiando di saltare, ma questo è il valore dei più forti. Gara in rosa, c'era una favorita su tutti, Judith Varga, ma che quindi ha vinto con un personale su questa distanza di 1:15, vorrei vedere, però bisogna veramente dare credito alla grande crescita in questi ultimi 7 mesi ad Elisa Zannoni, l'atleta di casa, l'atleta faentina, che è stata seconda anche lo scorso anno, ma con un tempo superiore di 7 minuti, quindi oggi ha corso in 1:26 e qualcosa, e credo, tra l'altro insomma guadagnando durante la stagione anche diverse vittorie anche in gare importanti, credo che su di lei dovremo fare conto anche per i prossimi anni nel mezzofondo prolungato o nelle gare di lunga distanza, per rinnovare i grandi risultati che abbiamo ottenuto grazie a Judith, Anna Spagnoli, Martina Valentina Facciani, Gigliola Borghini e chi ne ha più ne metta. Allenatevi.